un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. La partita di oggi è tra Roma e Atalanta. Sono Fabio Caressa e con me c'è Luca Marchegiani. Tutto pronto, stiamo per raccontarvi questa sfida. Ciao Fabio, buon divertimento a te e a tutti gli appassionati che amano questo grande sport. Ecco le formazioni delle due squadre. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Con Alon. Perotti. Kolarov. Cercano un modo per far breccia. Prova a salire in aria. È mancata un po' di precisione. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. È grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Prova con la palla lunga. Ecco il tiro. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Si sono resi pericolosi già due volte nel primo tempo, vogliono vincere questa partita e si vede. Florenzi allarga sulla fascia. El Shaarawy scatta verso il pallone. Devia di testa. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. E poi, quando la palla arriva così precisa, è difficile non andare in porta. Dzeko. El Shaarawy. Strootman. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. E va a colpire di testa. E c'è il gol della Roma. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Si riparte dall'1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Alejandro Gomez. Decidono di giocarla all'indietro. C'è la palla lunga, in avanti. De Roon. Con Alon. Recupera palla con un ottimo intervento. El Shaarawy.
Florenzi cerca la profondità sulla fascia. Ottima giocata. Ecco Florenzi. Numero. Cerca la profondità. Incornata. Che grande parata. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Prova a cambiare la situazione. Il difensore ci arriva. Giocata in avanti. Palla larga in profondità. Palla in profondità sulla fascia. Palla al centro. Salta e colpisce di testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. La Roma deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Rafael Toloi, scodella in avanti. Fazio. Primo tempo che si conclude dunque qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza... Il secondo tempo è cominciato. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Prova la conclusione. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Non è andato lontano dalla rete. È decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo l'esito di una partita. El Shaarawy. Dzeko cerca di lanciare il compagno. È riuscito a passare. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Bell'intervento difensivo. De Roon. Alejandro Gomez. Ottima copertura qui. Li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Vuole la profondità. E trova il compagno. Florenzi. È in posizione per il cross. Cercano l'azione veloce. Alejandro Gomez prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Arriva Alejandro Gomez. Cerca un compagno, colpisce il pallone. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Tuttavia fa respirare la difesa. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Occasione. Deve continuare così. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Infatti. De Roon. Dzeko si oppone e vince il confronto fisico. E non va troppo per il sottile. L'avversario ha avuto la meglio.
Manolas. L'Atalanta non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbagliare. Colpisce! Edin Dzeko! Una grande punta! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere, ha aspettato una sua mossa falsa prima di gonfiare la rete. C'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. ...2-0 dunque. Masiello, il suo pallone è morbido. Petagna, ottima pressione la sua, palla recuperata. Masiello, grande intuizione la sua. Petagna non è riuscito a trovare la conclusione su un passaggio interessante. Kolarov cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. El Shaarawy scatta verso il pallone. Può concludere. Non si fermano più, ancora a segno. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. La Roma ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Si riparte dal 3-0. Petagna. Provano a ripartire da dietro. E l'arbitro chiude qui la partita. Hanno dominato la partita in tutti e 90 i minuti, trovando spesso il gol e trovando anche spesso la difesa avversaria impreparata. Che partita è stata oggi secondo te, Luca? È vero che affrontavano un avversario modesto.